La serie tratta un tema sociale. Parla di persone abbandonate, di persone deboli. Il titolo non è Das Haus, la casa, ma Hausen, un verbo che significa abitare, ma con un'accezione negativa, perché la situazione è disagiata, come se fossero venute a mancare le regole base della convivenza sociale. Ed è la rappresentazione negativa del tempo in cui viviamo, cioè il tardo capitalismo. E in questa società c'è chi scende, c'è chi sale e c'è chi rimane in basso. È un'immagine forte di per sé. Quando ho letto i primi 4 copioni di Hausen ho pensato... Wow. Non leggevo una sceneggiatura così da tempo. I rapporti umani che vediamo rappresentati, come la tensione tra padre e figlio o una relazione amorosa tra un uomo e una donna, sono un tema universale che trascende il genere cinematografico. Chiunque si può identificare in queste dinamiche quando le vede sullo schermo. La trama sembra semplice all'inizio. Un uomo si trasferisce in un palazzo con il figlio per lavorare come custode. E alla fine dell'8° episodio vediamo Yuri che viaggia nello spazio. È un arco narrativo incredibile. All'interno di questo grosso contenitore che è il genere horror, della casa stregata, del racconto del mistero, all'interno di questa definizione formale ci sono tutta una serie di piccole virate verso altri generi. Penso che in ognuno di questi mondi ci sia anche un po' del nostro. Anche se noi non ce ne rendiamo conto, al loro interno prima o poi troveranno una minaccia, una paura o una sensazione in cui ci immedesimiamo. Ci sono degli appartamenti e ogni appartamento è un ambiente diverso. Un altro mondo in cui immergersi. Da una parte si trova la strana carta da parati di un personaggio, dall'altra abita la coppietta disastrata, Cleo e Sherbe, e poi all'88° piano vivono i pensionati. L'ambientazione è costruita davvero bene e a mio parere la narrazione è sensazionale. La storia e i personaggi non escono mai dal microcosmo del palazzo. È tutto in un certo senso simbolico. È come una sorta di villaggio chiuso in un edificio. Sentite, c'è un bambino che piange come in Hausen. Geniale! Ho l'impressione che ci sia molto della mia infanzia in questa storia, perché anch'io sono cresciuta in uno di quei grossi casermoni residenziali e mi riconosco in certe situazioni. Per esempio, quando all'inizio si vede il neonato che scompare, ho subito pensato che fosse stato divorato dal palazzo. Cerchiamo di raccontare una storia in modo non convenzionale e dunque di aprirci a nuovi mondi, conflitti e personaggi. E questo significa portare sullo schermo qualcosa di inusuale per la televisione. È impegnativo, ma ne vale la pena. A differenza delle serie tedesche normali, qui di normale non c'è nulla, a partire dalle dimensioni di questo mondo. È pazzesco che tutte le vicende siano ambientate all'interno di un palazzo. Abbiamo una casa e i suoi inquilini. Ho cercato a lungo il posto adatto a ospitare le riprese della serie. Avevamo bisogno di un palazzo vuoto con determinate caratteristiche esterne ed interne. Ho dovuto girare tutta la Germania per trovare un grosso edificio a pannelli prefabbricati. Alla fine abbiamo trovato un vecchio palazzo non residenziale con un piano vuoto che poteva essere trasformato nel labirinto che volevamo realizzare, con un intreccio di corridoi a forma di otto, pieni di curve insidiose e disorientanti ripetizioni. Ma bisognava crearli. Abbiamo discusso molto fra di noi per decidere in che cosa dovesse consistere questa sorta di mondo parallelo nel quale i protagonisti, Yuri e Ashek, capitano quasi per caso e che scoprono ciascuno alla propria maniera. Abbiamo collaboratori fantastici, sia nel reparto artistico sia negli effetti speciali, che hanno saputo realizzare un mondo analogico con effetti analogici che suscitano reazioni umane analogiche. E i vari elementi sono in perfetta armonia tra loro.
Non possiamo trascurare i dettagli pensando che sarà sistemato tutto in post-produzione. La casa svolge un ruolo fondamentale in questa serie e quindi possiamo dire che anche la scenografia, in un certo senso, è protagonista. È un'idea affascinante, ma che mi ha caricato di un'enorme responsabilità sin dall'inizio. Thomas vuole vedere i personaggi sul set, non gli attori. Quindi dobbiamo cambiare l'aspetto che hanno di solito. Questo apre a diverse possibilità ed è molto divertente. A livello estetico è tutto sopra le righe, nella dimensione del fantastico. E questo aspetto mi affascina molto. Il mio compito è creare qualcosa di oscuro, di sinistro, ma rispettando i personaggi, senza quindi connotarli negativamente. È un progetto inusuale, soprattutto per il contesto nel quale è stato prodotto. C'è un uso disinvolto di effetti fisici, come ci è stato apertamente richiesto. Io sono stato entusiasta di tutte le creazioni elettromeccaniche e dei vari animatronic utilizzati per le riprese. Per esempio, le pareti pulsanti oppure il fluido nero che cola sono arredi scenici realizzati con parti meccaniche. Ed è atipico per un progetto di queste dimensioni. Ci siamo confrontati e scambiati parecchie idee per trovare delle soluzioni alle quali gli effetti visivi si potessero adattare bene e producessero un buon risultato. Dobbiamo sempre ragionare per capire dove abbia senso aggiungere gli effetti visivi e dove sia meglio creare qualcosa di concreto sul set perché gli attori vi interagiscano meglio. E bisogna individuare quelle cose che non si possono riprendere direttamente, come la casa o l'antagonista, il mostro. È molto raro, nel processo di realizzazione di una serie, avere già chiaro come procedere con la scenografia sin dal primo momento. In questo caso abbiamo l'ambientazione del palazzo nel quale ci addentriamo per raccontare le storie dei personaggi. Quindi per noi è importante fare delle ricerche in proposito per capire che cosa si può fare con l'edificio che abbiamo a disposizione per quanto riguarda gli effetti fisici. Con la computer grafica possiamo fare di tutto a questa casa, mi sembra abbastanza ovvio. La parte interessante, però, è capire dove possiamo arrivare con gli effetti fisici. A questa serie calza a pennello il fatto che non sia tutto pulito e digitale, come tanti film girati al giorno d'oggi, nei quali ci si affida esclusivamente alla computer grafica. Qui sul nostro set, invece, abbiamo fatto immergere gli attori in vasche di fluido nero, oppure abbiamo visto uscire da un congelatore spargersi sul pavimento lo stesso fluido nero e così via. È pur sempre un rischio, perché ci vuole tanto a ripristinare la scenografia e ripartire da capo per un secondo Chuck, ma questo ci stimola a sapere sempre esattamente quello che dobbiamo fare. È questo l'enorme vantaggio. Qui è tutto costruito concretamente. Questi appartamenti sono tutti reali e ciascuno è diverso e curato nei dettagli. Si vede, c'è dietro tanto lavoro. Quando si entra in uno di questi ambienti si percepisce la vita. In quasi tutte le stanze si può recitare a 360 gradi. La telecamera può spostarsi e seguire l'attore. È come a teatro. Si recitano le scene senza interruzioni e si crea un certo magnetismo che coinvolge anche gli spettatori. La scenografia aiuta a recitare in modo convincente. È molto meglio rispetto al green screen. Quando devo fingere disgusto e quello che vedo sul set sono bende insanguinate, muffa ovunque, sulle pareti, sul soffitto e così via, non c'è neppure bisogno di recitare perché sono davvero schifato. C'è una grande attenzione al dettaglio in questa produzione. Ogni minimo particolare è curato talmente bene che ogni volta che vengo sul set non posso fare a meno di pensare: wow! Thomas ha una grande capacità. Ha una visione chiara ed è bravo a trasmetterla. Sa esattamente che cosa vuole e come può ottenerlo. Thomas.
In Thomas vedo la stessa follia creativa che si trova nella sceneggiatura di questa serie. Sono fatti l'uno per l'altra. Lui e Peter hanno le idee estremamente chiare su quello che cercano. Thomas, in quanto narratore, riesce a mantenere il giusto distacco verso la narrazione. È raro per un regista essere allo stesso tempo in grado di stare dentro al racconto e di guardarlo da fuori. E sa bene che cosa vuole da ognuno di noi. In lui coesistono due forze opposte. Da un lato ha una visione molto precisa di quello che vuole ottenere e tende sempre alla realizzazione di questa visione, dritto verso l'obiettivo. Dall'altro ha un approccio molto intuitivo al suo lavoro e cerca spesso di creare situazioni in cui ci sia qualcosa che sfugge al suo controllo. Sono fiero del nostro lavoro. Penso che sia un prodotto inconfondibile e ne sono felice. Non va bene semplificare dicendo che Hausen è soltanto una serie horror. La definirei piuttosto una favola nera. In questo momento il format che abbiamo fatto nascere con Hausen è una vera e propria rivoluzione. Pochi anni fa non ci saremmo mai immaginati che qualcuno acconsentisse a produrre un simile progetto. Per giunta senza compromessi, è di un genere che prima in Germania non esisteva. Ovvero l'horror in tutte le sue sfumature e particolarità. Lo trovo sensazionale. Ed è una storia molto interessante che, volendo, può offrire tanti spunti di riflessione. Quando un horror ci spaventa, non è vero orrore, ma una paura che ci hanno abituati ad avere di qualcosa che in realtà vogliamo vedere. Mentre Hausen fa il tentativo di presentarcelo in modo molto godereccio, facendoci vedere quello che normalmente non vogliamo vedere.